Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio. Come potete vedere, io non sono rimasto con le mani in mano, ma bensì ho portato il Philup a livello 9. Adesso dovremmo andare immediatamente a casa di mia nonna, a casa di mia madre, e dirgli che il professore ci ha dato l'impegno del Pokédex. Madonna ragazzi. E poi arriverà anche, credo, la madre, se non sbaglio, la madre di AntoKN. Purtroppo, mentre stavo registrando il video e stavo parlando come un idiota, ho scoperto che non avevo cliccato il tasto per attivare il video. Quindi l'ho dovuto completamente rifare da capo, ovviamente come un idiota, due volte. Non avevo salvato e ho dovuto rifare tutto da capo, ovviamente chi me ne sbatte, l'ho fatto con velocizzatore e dato che avevo perso tempo mi sono potenziato pure un po' il Pokémon. E arriva la madre di AntoKN, Atena Fenchilo, mi dà il pacco con due mappe e io me ne foto una di mappa e l'altra lato tuo figlio, perché tuo figlio è biondo, perché gli hanno pisciato in faccia, in testa, vabbè sì, io sono drogato comunque. Ma sei drogato? 118! Io vado a 118! E Ale, nessun Pokémon. Hanno paura già del mio. Ecco, stavo finendo di dire: hanno paura già del mio Pilup che mi attaccano. Ovviamente a livello 8. Oh no, oh, 9 ha imparato bolla Pilup. Quindi benissimo, attacchiamo con bolla e gli facciamo il culo a strisce. Madonna ragazzi. Lui ovviamente utilizza Ruggito e noi utilizziamo Botta per non sprecare bulla. Botta, botta. Ti do una botta. Comunque ragazzi, nello scorso video non mi ricordo nemmeno cosa dicevo. Comunque so solo che ho parlato tutto il tempo da solo. E quando è efficiente proprio. Ricarichiamo il Pokémon. Non so se era scarico, se scarico poi, se era vuoto di pelle. Madonna ragazzi. Comunque, ragazzi, adesso potevo già stare al terzo episodio, invece mi sono dovuto rimettere a fare tutto da capo, purtroppo, perché Madonna ragazzi, non ho attivato il tasto. Ero convintissimo che avevo attizzato il tasto. Adesso la troiona di Lucinda ci spiega come catturare un Pokémon. Ovviamente gli lascerà tutta la vita in verde. Gli dà un graffio, però non penso vada in giallo la vita. No, invece sì. Vabbè, comunque sia, Mullo cattura. Tranquilla, tranquilla. Tanto le Pokéball dei tutorial che ci fanno so come le Master Ball, cioè cattura 100%. Madonna ragazzi, scusate un attimo che mi giro, scusate, vi ho scombussolato tutto. Qua cattura la troia. Oddio quanto ti invidio, hai catturato un Bidoff a livello 2 maschio, mamma mia che paura, pauroso. Madonna ragazzi. Allora, vamos alla playa. Yo, levate dal caso. Yo, mi hai dato le Pokéball. Yo, io muto maso se non ti levi dal cozzo. Ovviamente un Pokéball, non un Pokémon. E ovviamente Bidoff. Sai cosa ci faccio con Bidoff? Mi ci pulisco i piedi con Bidoff, Madonna ragazzi. Ti uso bolla, ti faccio diventare un obeso, Madonna ragazzi. Più di quanto non lo sei già, Madonna ragazzi. Ogni 2x3 dico Madonna ragazzi perché Madonna ragazzi. Ho appena levato un brufolo che avevo dentro l'orecchio praticamente. Vi interesserà molto ovviamente.
Comunque fatemi sapere nei commenti se continuare questa serie come ho detto nel precedente episodio. Iscrivetevi al canale di AntoKN e AntoKN Games, che AntoKN tratta... hai rotto il cazzo. AntoKN tratta principalmente vlogs con vlog vari e challenge, che ne ha fatte discretamente una o due challenge ho fatto. Comunque, se lo spronate un po' di più, magari vi iscrivete, lasciate like, commentate, soprattutto che lui è praticamente privo di commenti, gli fate un grande favore, cioè lui rinizia a bomba su YouTube, madonna ragazzi. E fateci sapere se volete collaborazioni, non so se l'ho detto nello scorso episodio, ma faremo una Nuzlocke insieme. Non mi ricordo più se l'ho detto nello scorso episodio o l'ho detto quando parlavo prima, però mi ricordo che l'ho detto, cioè mi ricordo che l'ho detto, ma non so se l'ho detto nel primo episodio o in quello dove parlavo come un deficiente da solo, che doveva essere il secondo, ma purtroppo il terzo è diventato il secondo e così via. Bolla assolutamente contro questo Starly, che poi diventerà Staravia e Staraptor, cioè mamma mia, mi ricordo tutto, madonna ragazzi. Starly è sempre stato un bel Pokémon, secondo me. Dopo tutti, cioè ogni regione c'ha il suo Pokémon schiavo, utilizzato principalmente solo per il volo, e secondo me questo Pokémon schiavo utilizzato semplicemente per il volo è un bel Pokémon nel complesso. Adesso se non arrivi a livello 10 ti stupro la famiglia. Mi sto stuprando la famiglia Pilup, ok? Dance. Devo tornare tutto indietro perché devo ricaricare la vita mia. Cuore si sta, o prima amore, o prima e l'ultima sarà per me. Vamos alla playa, corri. Ditemi anche se volete magari che lo gioco col perduo, così vedete anche più passaggi, più storia, vedete, perché la faccio anche più veloce, quindi se sei maschio devi affanculo, femmina, ho perso, adesso si sono disiscritte tutte le iscritte femmine, benissimo. Utilizziamo bolla, che è micidiale contro Shinix. Sempre se si pronuncia così, io l'ho sempre pronunciato così. Poi c'è gente che lo pronuncia Sinix, e io però ho sempre pronunciato Shinix, perché c'è l'H in mezzo che fa tipo da C, e quindi io l'H in mezzo la pronuncio C, perché non so parlare in inglese, ho due in inglese, aiutatemi per favore. Non venitemi contro nei commenti per favore, perché ci manca solo quello, madonna ragazzi. Allora, ho fatto un po' il coglione. Quest'altra ha capelli lunghi marroni, proprio che le intinti nella tazza di merda. Madonna ragazzi, devi morire male. Bidoff, che Pokémone. Questo Pokémon mi fa molto paura, Bidoff. Ho il terrore di Bidoff. Via, lasciami, vai via, lasciami. Ovviamente una persona in particolare avrà capito questa citazione. E ovviamente parlo di AntoKN Games o AntoKN, chi dirsi voglia. Mamma mia, che paroloni, madonna ragazzi. Comunque ragazzi, fatemi sapere se volete il tutorial su come scaricare GTA San Andreas, perché ovviamente grazie a Fede, il fratello di AntoKN, ho imparato come scaricare GTA San Andreas. Ovviamente lui mi ha dato un sito con un torrent, tutte le varie cose, e anche come, vabbè, però c'è, cioè, quasi finito il tempo, ma porca troia,
Sono stati 2 secondi insieme, secondo me. Cioè, vola proprio quando il tempo vola quando uno ci si diverte. Ecco, la sveglia, eliminiamola e andiamo un attimo avanti perché di storia praticamente ne abbiamo fatto un cazzo. Via, che vi voglio dare, far assaggiare un altro pezzo di storia. Combattiamo contro di questo e poi stop. Stop. Buena, buono sta e non sta e questo video verrà leggermente più lungo, ma non penso che vi dia così tanto fastidio, perché ovviamente la presenza mia vi dà sempre man forte. Adesso scherzando, non tutti i siti si scrivono: ah, bastardo, non ci servono i tuoi video, muori, profiliamo Stepney su Real Power, Nitti, Edoardo Nitti, Madonna ragazzi, il canale suo, Madonna, oh, proprio fiero, Madonna ragazzi. Allora, Pilup, livello 11, arrivaci, mamma mia, proprio tirato, mamma mia. Manco i professori. Primo blocco. Ho detto, vi do un altro pezzo. Aspetta, se sei maschio. Vaffangula, mamma. Beh, tanto ti one shot, cazzo meno. Credo, eh. Scusa, ho 8 livelli sopra se non lo one shot. Madonna, ragazzi. Oh. Poi sei pure femmina, ma che vuoi? Vabbè, a parte scherzi. Non è che voglio fare il razzistoide, il maschilista, ma è risaputo che i Pokémon femmina sono leggermente più scarsi rispetto a quelli maschio. Infatti io non ho mai avuto Pokémon femmina. Grazie, sto del 1000 per 1000. E comunque, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like. Noi ci si ribecca nel prossimo video. Bella!